Eccoci tornati live, piccolo problema di connessione risolto, speriamo. Speriamo. Allora, speriamo esattamente. Allora, intanto stavamo dicendo, lei sta bene, no? In questo periodo un Sì. po' difficile. Si potrebbe fare meglio tutti, però dobbiamo adattarci. Esatto, esattamente. E lei è quindi favorevole o contrario a una ripartenza del campionato, come appunto adesso tra l'altro? Contrario al 100%. Contrario? Sì, perché è una roba da incoscienti, far partire il campionato. E quindi non sono assolutamente favorevole alla ripresa. Sarebbe stato molto più intelligente fermarlo, bloccarlo come hanno fatto magari in Francia e tenere valida la classifica che è maturata fino a quando si è giocata l'ultima partita. E quello Quindi secondo me è assegnare una lo cosa. scudetto, i posti in Champions. Esatto, esattamente. Anche perché non credo cambi molto, non cambi molto la classifica attuale, pur riprendendo il campionato. Per cui la Juve vincerà sicuramente questo ottavo scudetto. La Lazio, che meritava sicuramente magari di vincerlo lei quest'anno il campionato, e quindi per le coppe europee del prossimo anno la classifica c'era: prima Juve, seconda Lazio, terza Inter e quarta Atalanta. Eccola, la classifica era già fatta. Per cui invece così si rischia di doverlo ancora risospendere, perché sicuramente succederà che qualche giocatore dimostrerà di essere ancora infettato da questo maledetto virus e quindi si è buttato via del tempo. Io la penso così, poi per carità di Dio, cioè, Purtroppo. la Germania ha ripreso, però mi risulta che abbia già denunciato qualche positivo al coronavirus. Quindi, Sì, purtroppo a sono me i viene prima la rischi. salute, allora viene prima la salute di qualsiasi altra cosa. E quindi non posso essere favorevole a questa eventuale ripresa del campionato, che poi oltretutto i protocolli, le regole, c'è una confusione gigantesca in giro. Sì, Per è cui, vabbè. vero. Quindi secondo lei stava dicendo che secondo lei la classifica rimane così com'è, cioè non vede un Inter o una Lazio che possono impensierire la La Juve, Juve no, come questo. non credo, non credo. La Juve è forte. Cioè, la Juventus in Italia è forte e imbattibile. Cioè, nel senso che quando scende in campo la Juve, scendono in campo in 12. Hanno il vantaggio di giocare in 12 contro 11. Grazie agli arbitri da condiscendenti, riesce a vincere gli scudetti uno in fila all'altro. E la dimostrazione è che quando va all'estero e partecipa alla Champions, arriva fino a e la perde. Sarà un caso, però è così. Come mai? No, Come ma mai per il succede questo? sottile. Come mai questa gran potenza nazionale all'estero non è una potenza nazionale? Perché evidentemente all'estero gli arbitri non sono zerbinati come sono gli arbitri, alcuni, per l'amor di Dio, alcuni arbitri italiani. È sempre stato così, la storia ce lo insegna. Il momento fulgore della Juve, quando è stato? Quando voi siete giovani, ma probabilmente lo saprete, quando Umberto Agnelli è stato per 5 anni presidente federale. Guarda caso, in quei 5 anni la Juve ha vinto 5 scudetti. Come mai? Bella domanda questa, eh? C'è una sudditanza, diciamo, anche Ma psicologica degli certo. arbitri. Ma Si anche quello che noi abbiamo è parlato per vinto anni di sudditanza. Si è in Europa, quello che noi parlato abbiamo per vinto anni in di Europa negli come? anni 90 e che poi invece in Italia negli anni 90 non abbiamo vinto niente, però in Europa sì, poi fino allo scandalo di Calciopoli, quella è la dimostrazione che noi comunque abbiamo vinto due Coppe di Campioni. Scusi, due coppe UEFA negli anni 90, però in Italia non abbiamo vinto niente, compreso il Esattamente. 98. E c'era questa sudditanza psicologica. Io non voglio svelare alcun segreto, ma io ero molto amico di alcuni arbitri di allora, tipo Menicucci, Agnolin, quello di Parma, Michelotti.
cioè arbitri importanti, no? Lo stesso Casarin. Beh, a me alcuni arbitri, cioè, mi hanno dicono quando conquistato. arbitriamo la Juve, se l'arbitriamo bene, facciamo carriera. Questo era. E Calciopoli, non è che è colpa dell'Inter o colpa del Milan, perché in quel periodo lì, le telefonate che faceva il signor Moggi con Bergomi, che era il disegnatore Bergamo, che era il disegnatore Bergamo. arbitrale, li facevano tutte quelle telefonate, le facevano tutte, solo che il rapporto che c'era tra Moggi e il disegnatore arbitrale era anche un rapporto di amicizia. Quindi Calciopoli è nata da lì, è nata da lì. Non c'era bisogno di comprare gli arbitri, perché forse nell'immaginario collettivo si pensa che la Juventus abbia comprato gli arbitri. Assolutamente no. C'era questa sudditanza psicologica da parte degli arbitri nei confronti della Juve. E questo Perché era diciamo è un essenziale. aspetto più rischioso perché nessuno assicura che adesso non ci sia più. Ma Esatto. adesso, onestamente, devo dire che insomma, questa sudditanza, poi un po' di arbitri sono cambiati, eh? Un po' la generazione di arbitri è cambiata. Per cui questo rischio non dovrebbe più esserci, non dovrebbe più esserci. Beh, diciamo che Però il vizietto di andare allora. nello spogliatoio dell'arbitro c'è sempre. Sono stati multati Nedved e Paratici nella, Certo, cos'era, perché quella. la Supercoppa contro la Lazio. E Pochettino, allenatore del Tottenham, ai tempi si lamentò in conferenza stampa dicendo appunto che era una cosa assurda il fatto che avesse visto dei dirigenti della Juve uscire dallo spogliatoio dell'arbitro. Quindi è stato l'unico Perché allenatore, tra l'altro, a lamentarsi. esatto, perché è l'unico allenatore che non era coinvolto nelle beghe nazionali nostre. Però da noi si usa, ma c'è anche l'addetto all'arbitro, ogni società ha un addetto all'arbitro. Il Milan ai tempi di Calciopoli aveva un addetto all'arbitro che era un ex arbitro. E quindi allora, se io scopro o penso o credo che ci sia qualcosa che non funzioni, io società cerco di ripararmi la schiena, no? E quindi anch'io agisco nello stesso modo in cui agisce la Juventus, visto che la Juve, agendo in un certo modo, ha sempre avuto dei risultati positivi. Poi Calciopoli, diciamocela tutta, Calciopoli è anche nata per un'altra questione. La questione era che Giraudo e Moggi stavano raccogliendo azioni della Juventus e la famiglia Agnelli si è spaventata che i due gli portassero via la Juve. E da lì è nata Calciopoli, perché qualcuno ha gettato poi la patatina bollente in mano a qualcuno. E adesso non vi dico più nient'altro, perché sennò Adesso rimango e torniamo potevo troppo. all'attualità, torniamo all'attualità, esatto. Quindi, Intanto oggi c'è una torniamo alla ricorrenza qualità. importante. Chiara, vai. Infatti, dicevo oggi, come stava dicendo Adele, è il ricordo dello scudetto dell'89. Noi ovviamente siamo più giovani, quindi, e non l'abbiamo vissuto. Lei invece cosa può raccontarci di quello scudetto? E poi vorrei in seconda aggiungerci un'altra domanda. Quale Inter le ha dato più emozioni, visto che le ha vissute tutte e tre? Quella degli anni 60, degli anni 80, cioè, degli anni 90 e quella Allora, dell'89 o quella di Mourinho e Mancini? no, sicuramente quella dell'89. Quello dell'89 perché è stato uno scudetto vinto dall'inizio alla fine. È stato uno scudetto dominato, poi con in panchina un grande allenatore, Trapattoni, che sì. io non dimenticherò mai. Esatto, brava. Con Giovanni Trapattoni è stato un grande allenatore. Poi ci sono stati anche gli scudetti di Mancini e di Mourinho, per carità, tutto bene, soprattutto quello di Mancini che è arrivato dopo tanto tempo, per cui è chiaro che ha lasciato nel cuore degli interisti un ricordo dolce, un bellissimo ricordo. Poi Sì. le emozioni, ma io sono un innamorato dell'Inter fin da ragazzo, per cui per me quando scende in campo l'Inter è un'emozione.
quando vedevo l'Inter era un'emozione, però avevo, credo, un pregio, e cioè che facendo il giornalista e dovendo scrivere, ho sempre cercato di stare super partner, cioè nel senso non mi sono mai fatto trascinare dal cuore nel scrivere un pezzo quando c'era di mezzo l'Inter. Non so se mi spiego. Cioè, Sì. se c'era da criticare, criticavo, se c'era da picchiare, picchiavo. Cioè, non mi sono mai Giusto. tirato indietro. Tant'è vero che la storia dei passaporti, con tante altre vicende cui è stata protagonista l'Inter in negativo, io ho sempre scritto criticando e contestando certe decisioni prese anche dal signor Moratti. Io credo di essere stato l'unico giornalista in Italia al tempo dell'assegnazione dello scudetto, Sì, quello esattamente. famoso scudetto di cartone in segreteria, tutto quello che si vuole, si può dire, che ho detto che non doveva assolutamente accettare una roba del genere, perché non era uno scudetto vinto sul campo e non lo scudetto degli onesti. Lì è stata una caduta di stile incredibile da parte del signor Moratti, e questo ho avuto modo anche di dirglielo in un collegamento televisivo fatto a suo tempo al processo. Quindi io Quindi amo secondo l'Inter, lei però sono doveva molto critico terminare, sull'Inter. secondo lei doveva terminare con la non assegnazione di quello scudetto? Allora, erano due scudetti in Sì. contestazione in quel periodo, due scudetti. Allora, uno l'hanno cancellato, non è stato assegnato, perché hanno assegnato l'altro. Non dovevano assegnarlo. Anche lì la federazione ha preso una topica incredibile. L'allora presidente, ex consigliere dell'Inter, adesso mi sfugge il nome, diede questa sentenza e sbagliò. Sbagliò soprattutto perché era un ex consigliere dell'Inter e quindi aveva avuto a mano in pasta i contatti con l'Inter. E E chi si riferisce a Guido fu una Rossi? cosa non etica. Esatto, brava. Non doveva farlo lui per primo. E quando l'ha fatto lui, che ha deciso questa cosa, il signor Moratti, presidente dell'Inter, doveva rifiutarlo e dire: no, lo scudetto se lo tenga la federazione, ne faccia quello che vuole, ma l'Inter non accetta uno scudetto del genere. Però ormai è passato, quindi. Ormai, esatto, è stato deciso così e ci piace pensarla che è stata, diciamo, Esattamente. lo scudetto del 98, per dire. Tra l'altro è venuto a mancare Gigi Sì, Simoni. vabbè, insomma, era una cosa da non fare, era una cosa da non fare. Sì. Bene, parlando invece dell'Inter attuale adesso, tornando proprio alla nostra Inter di ora. Scusami, purtroppo il tuo audio mi arriva malissimo. Arriva spezzettato, per cui faccio fatica a Sì. Il sentirti. mio audio. Provi Arriva, sì, arriva a intermittenza. Proviamo così. Adesso mi sento meglio? Ti sento un po' più forte, ma sempre spezzettato. Non so come mai, penso sia sempre un problema di connessione. Allora è la mia il problema. Vediamo se si sistema da sola, provo a togliere un po' di cose di modo tale che la connessione si. Vediamo se si ripristina. Allora, intanto le faccio una Proviamo. domanda, se mi sente. Dimmi, dimmi. Cosa pensa di quest'Inter? Se sono stati fatti dei passi avanti rispetto all'anno scorso? Cosa pensa del modulo a tre? Cioè, di questi, come l'ha vista l'Inter quest'anno? Allora, sicuramente con l'arrivo di Conte l'Inter è migliorata parecchio. È migliorata anche perché è stata fatta una campagna acquisti che Conte voleva, quindi a parte alcuni giocatori che non sono arrivati, però soltanto l'arrivo di Lukaku, eccetera, eccetera, sicuramente ha dato un po' più forza all'Inter. Lui, essendo un integralista, gioca sempre con questo modulo 3-5-2, per cui il signor Godin praticamente è un giocatore che non ha mai dato un contributo importante alla squadra.
Lui è un centrale difensivo e se tu lo metti all'esterno dove non ha punti di riferimento lui si perde. E difatti, signor Godin, le sue prestazioni non sono mai state prestazioni di alto livello. Io non ho mai visto, cioè il Godin che io mi ricordavo dell'Atletico di Madrid era un altro. Tant'è vero che io spesso dicevo nei commenti è venuto il fratello a giocare nell'Inter, non il titolare di quella maglia. Però direi che tutto sommato rispetto al periodo Spalletti l'Inter ha fatto dei progressi dal mio punto di vista. Poi io ce l'ho con Spalletti perché un allenatore che si dice allenatore crede di essere appartenere alla rosa dei grandi allenatori non può farsi sfuggire un giocatore come Zaniolo, non può, cioè questa cosa qui è una macchia indelebile sul suo curriculum. Lui e Ausilio hanno commesso uno degli errori tecnici più eclatanti che potessero commettere. Zaniolo non andava dato per prendere oltre ai soldi tanti per andare a prendere un Nainggolan che ormai è a fine carriera. Questa è una cosa che io non perdonerò mai a Spalletti. E poi sì, devo dire, adesso quest'anno va così, l'Inter è una squadra in costruzione, per cui bisognava dargli il tempo necessario per completare l'organico della squadra. E il prossimo anno invece il signor Conte deve alzare sicuramente dei trofei, perché se ciò non dovesse accadere anche il signor Conte ha fallito, allora non è più quel grande tecnico che si dice sia, almeno io la penso così. Sì, già ci si aspettavano grandi cose quest'anno, dato che lui è sempre stato l'allenatore del primo anno. Io quest'anno... Sì, però vedi, il problema è che quest'anno grandi cose non era facile, perché tu comunque avevi sempre davanti una Juventus non forte, di più. Cioè, l'organico della Juventus è fortissimo. La Juve ha due squadre da mandare in campo. Esce Cuadrado, hanno Alessandro, esce Pjanic, hai Bentancur, avevi Higuain, avevi Dybala, tant'è vero che la Juve nell'ultimo anno ha fatto a meno di uno come Mandzukic, che qualsiasi squadra, non solo italiana, ma europea, farebbe giocare da titolare. Per cui una squadra che si permette di lasciare in panchina o in tribuna uno come Mandzukic vuol dire che sei forte, vuol dire che non hai problemi di organico. C'è una domanda che arriva da Luca Ceccarelli, sì, che dice: ciao Elio, non credi che Spalletti fosse troppo sotto pressione? In pratica reggeva la squadra da solo, non aveva una struttura solida alle spalle, ma Marotta lavorava già in ottica Conti. No, allora, questo è un errore clamoroso. Non è vero che Spalletti non avesse dei supporti, a parte che Marotta è arrivato un anno dopo rispetto alla presenza di Spalletti. Spalletti e Ausilio gestivano la parte tecnica della squadra, la responsabilità era soltanto loro. E se dicono tutti, ma Spalletti ha portato l'Inter in Champions, non è stato Spalletti a portarlo in Champions, è stata la squadra ad andare in Champions, perché ha beccato all'ultimo secondo, nell'ultima partita, la possibilità di entrare in Champions. Allora, se Spalletti fosse stato un buon allenatore, con la squadra che comunque aveva a disposizione, che non era proprio una squadra di pipponi, poteva tranquillamente conquistarsi l'ingresso nella Champions molto prima e non all'ultimo momento, all'ultimo istante. Sì, ci sono state anche tutte le varie questioni, la questione Icardi, Perisic, erano un po' tutti. Prima c'è stata quella di Perisic che voleva andare via. Gestita malissimo. È una gestione... Anche quella lì di Icardi è stata una e di Perisic è stata una gestione e di Nainggolan a questo punto, però Nainggolan
più una roba voluta più da, forse dalla società, ma comunque i tre che sono stati ceduti in prestito sono tutte decisioni prese da Ausilio e dalla società. E quindi con l'avallo di Spalletti, perché poi Spalletti fu esonerato quando l'Inter decise di prendere Conte. Sì, è vero. E tornando... secondo me non ha la volontà. Tant'è vero che io speravo molto che Spalletti passasse al Milan. Davvero? Sì. non ti sento, mi va via la voce tesoro, non riesco a sentirti. Non so. Dimmi, perché... puoi ripetere? Non so, un problema di connessione a quanto pare. Stavo dicendo, tornando alla questione appunto Icardi, adesso pare che sia quasi raggiunto l'accordo col Paris Saint-Germain. No, il Paris Saint-Germain penso abbia deciso di riscattare Icardi. Adesso non so se con le cifre che voleva l'Inter o un po' meno, però sicuramente lo riscatteranno. Per cui Icardi continuerà a indossare la maglia del Paris Saint-Germain. Esatto, perché ci sono stati molti commenti sia positivi che negativi. C'è chi è ancora legato ai Cardi e quindi continua a dire che la società abbia sbagliato, chi invece tira un sospiro di sollievo perché è favorevole al nuovo cambiamento. I Cardi... Allora, esatto. Esattamente. No, ma io ti dico una cosa, io sono felicissimo che Icardi sia stato mandato via, anche perché noi non ci siamo liberati solo di Icardi, l'Inter, si è liberato anche della moglie di Icardi, che ha fatto più danni della grandine quella donna lì. Per cui era un elemento di disturbo per lo spogliatoio. E adesso non ti sto a raccontare che cosa è successo nello spogliatoio quando sono usciti certi messaggi di Instagram, Twitter o quant'altro adoperava la signora Wanda Nara sui social, cosa diceva la signora Wanda Nara, facendo litigare anche il suo marito con i compagni di squadra, per cui una sì, roba deleteria. Andava in televisione a sparare. Come? Anche le dichiarazioni. Non ho capito, scusate. Anche le dichiarazioni che faceva al Tikitaka. Certo. Che ha chiaramente detto che purtroppo l'audio mancano i compagni che lo servono bene, ecco. Certo, certo. E certo, è una dichiarazione pesantina, o no? Molto. Per cui, voglio dire, insomma, ci siamo liberati di una mina vagante, ci siamo liberati in un colpo solo di due personaggi. Poi lui non si è comportato bene, perché quando Spalletti, dopo l'infortunio, che poi quell'infortunio lì non mi pare fosse un vero infortunio, andò a chiedergli di rientrare perché la squadra ne aveva bisogno, lui disse no, non rientro. Ecco, quello, un professionista serio, e uno che quando segnava baciava la maglia o faceva così sul petto per dire il mio cuore per voi, non è un comportamento leale, capito? Anche perché pigliavi sempre lo stipendio, è un signor stipendio. Quindi. No, Icardi mi dispiace, ma per me è stato un personaggio che non ho mai, onestamente non ho mai amato. Non ho mai amato proprio per questo. Intanto perché è uno che gioca per conto suo, non gioca per la squadra, e quindi benvenga il signor Lukaku e il signor Martinez. Forse probabilmente perderemo Martinez, pazienza, il calcio dei professionisti è questo, però Icardi, meno male che se n'è andato, e guardo con terrore che non rientrino Perisic e Nainggolan. Perché sono altri due elementi che io non voglio più vedere con la maglia dell'Inter. Beh, sicuramente torna João Mario. È notizia dell'ultima ora che la Lokomotiv non lo riscatterà. Quindi João Mario torna. Non penso possa trovare spazio nell'Inter di Conte. Ma non credo sia un giocatore che piace a Conte. Per João Mario è il classico fighettino che corre sulle uova.
non l'ho mai visto impegnarsi a fondo, no? Esatto. E quindi i fighettini all'Inter non vanno bene, non vanno, vanno bene al Milan i fighettini, al Milan vanno benissimo, perché nel contesto del Milan i fighettini sono giocatori che vanno strabene, non bene, strabene. Ma All'Inter no. Io credo. Come? invece Eriksen pensa che contro l'anno prossimo possa cambiare modulo Eriksen, o si allora, adatterà? Eriksen, per avere Eriksen al 100% bisogna cambiare modulo. Eriksen non può giocare nel 3-5-2, assolutamente. Si perde, non è il suo modulo, non ha punti di riferimento. Eriksen è un grande giocatore, è uno che ti può far fare veramente il salto di qualità, ha una tecnica sopraffina, è un giocatore dai piedi buoni, sa calciare bene le punizioni. È uno che fa degli assist straordinari. Nel Tottenham è un fenomeno. Per cui non può essere che viene all'Inter e diventa una pippa. Non ci credo. Perché uno se ha qualità le ha comunque. Giocare nel Tottenham, nel Manchester, nell'Inter, nel Milan, nella Juve. Un buon giocatore sa giocare sempre bene. Per cui Eriksen, il signor Conte, deve cercare di non essere più integralista e cambiare modulo. Io credo che per far fruttare al massimo Eriksen bisogna adottare secondo me, un 4-4-2 sarebbe il modulo ideale, oppure Corrombo. anche un 4-4-2 Corrombo. 4-3-1-2. Prego? Sì. Il 4-4-2 Corrombo. Non ho... Corrombo, anche 4-4-2 Corrombo. Comunque Eriksen dietro le due punte. Sì, un po' come Eriksen deve Snyder. giocare dietro le due punte. Bravissima. Non un po' come Snyder. Come Snyder. Deve giocare come Esatto. Snyder. Perché lui da quella posizione lì di campo, col piede che ha, può far veramente male a tanti avversari. Sì, lo penso anch'io. Infatti si spera che riesca a integrarsi il prima possibile perché è un giocatore di primo livello, di prima fascia, e vederlo lì in panchina, diciamo, fa un po' male a tutti perché sappiamo il potenziale Certo, e quello che può fare. esatto. Esattamente, esattamente. Intanto mi sa che arrivano delle notizie sulla ripartenza del Altro? campionato, Chiara? Adesso controllo. Mi sa che si riparte il 13 o il 20. È appena finito il summit tra Sì, la non è la ancora. faccio a voi adesso una domanda. Sì, No, la faccio a prego, voi una prego. domanda. Ma voi siete... Appartenete a quella categoria di persone che vogliono che riparte il campionato? Allora, qui pensiamo, infatti abbiamo sempre scritto anche in pagina, comunque la pagina la gestiamo in quattro. Abbiamo sempre scritto che la salute è la prima cosa, quindi se non c'è una garanzia sotto il punto di vista della salute, non è giusto ripartire perché comunque si ha sempre a che fare con degli uomini, non sono dei robot. Quindi è normale che anche psicologicamente non entrano in campo con la giusta concentrazione e con la mente libera solo per giocare. Ma ci sono mille pensieri, anche perché poi tornano a casa, hanno contatti con tantissime persone. Sì, stadio a porte chiuse, è vero, ma tantissimi addetti ai lavori. Poi spiace perché sicuramente queste persone che non sono i calciatori, che molti dicono, loro già sono milionari, vero? Però nel calcio ci sono tantissime altre persone che lavorano, giusto? Però è anche vero che bisogna bilanciare le due cose e in questo caso la salute è al primo posto, secondo me. La salute è al primo posto e le garanzie non ci sono. Le Chiara, che garanzie ne non ci pensi? sono, perché se ci fossero le garanzie, Io invece sono se ci dell'idea fossero che. le Io sono invece garanzie, dell'idea. dell'idea di concludere questo campionato, ma non adesso, magari più avanti, quando i contagi raggiungono lo zero o quasi, e magari provare a fare Ma i come contatti non saranno. Brasile, ripartire il nuovo campionato a gennaio o febbraio e fare l'anno solare. Quindi non a non ripartire in questo momento. Sì, potrebbe essere una soluzione anche questa, cioè portarlo più avanti possibile,
Certo, Ma il si problema è ritarderebbe un po' l'anno tutto. solare, però giocare in estate è sempre un problema, perché col caldo, qualunque orario tu scelga, non è ottimale per giocare, perché comunque alle 9 di sera Beh, ci sono sempre 30 gradi. in Spagna giocano anche alle 10 di sera. Eh? Si potrebbe adottare In Spagna sì, alle quindi 10 giocano anche alle 22. si potrebbe sì, Per cui spostarla invece alle 8 e mezza. quello non sarebbe un problema giocare alle 22. No, Non alle sarebbe 22 assolutamente un come problema. orario già è più consono, esatto. Anche perché gli orari in cui si giocherebbe ora, ho visto che dovrebbe essere alle 5 e mezza, alle 6 e mezza, alle 9 e mezza, quindi No, comunque alle 5 penso proprio di no, a 5 e e mezza mezza. sì, è No, caldo. è assurdo. Beh, Assurdo, sì. assurdo, fa troppo caldo. No. No, non è possibile alle 5 e No, e mezza. poi anche questo campionato a porte chiuse è avvilente. È Vero. avvilente. Io non so se a voi è mai capitato. A me è capitato di assistere a partite a porte chiuse. È una roba che ti malinconisce in una maniera incredibile. Sì, come abbiamo Già provato. dalla Porte TV, chiuse. ovviamente, le abbiamo viste quella porte chiusa, l'ultima contro la Juve. Però sì, effettivamente sembra un allenamento, anche secondo me i giocatori lo percepiscono Ma l'avete vista in televisione o l'avete in vista TV. No, allo in stadio? TV. In TV. No, bisogna essere allo stadio. Bisogna essere allo stadio per capire che cosa vuol dire giocare a porte chiuse. È una cosa pazzesca, è una roba che ti viene voglia di alzarti e andare via. Sì, I giornalisti secondo me. che sono ammessi allo stadio per fare il loro lavoro e vedere una partita a porte chiuse, con chiunque tu ne parli, andranno tutti dei giudizi molto negativi. E poi le squadre in campo sentono questo silenzio. Questo è un silenzio soffocante. Provare per credere. Per cui Puoi è tutto un immaginare. pataracchio. E poi riprendere anche questo campionato. Il campionato è falsato ormai. Dov'è la regolarità di questo campionato, anche a portarlo a termine? Solo per le statistiche, non certo per qualità tecnica o per merito. Adesso bisognerebbe rifare la preparazione praticamente, quindi vedremo in campo delle squadre diverse. Esatto. Poi certe squadre hanno recuperato dei giocatori importanti infortunati, Esatto, certe esatto. altre li hanno persi, certe altre li hanno persi, in allenamento si sono strappati, si sono fatti male, eccetera. Quindi è tutto falsato, per cui questo modo di pensare, di voler riprendere a tutti i costi, eccetera, secondo me è una pirlata. Però, Sì. ragazzi, Vediamo. non siamo noi a decidere, per cui va bene così. Pensiamo. Esatto. Tornando sempre ai giocatori, alla nostra Inter, ci sono state numerose critiche quest'anno per Lukaku, perché ci si aspettava probabilmente di vedere un giocatore diverso. Chi lo criticava si aspettava di vedere un giocatore diverso e lo ha criticato molto per il suo modo di giocare, per il suo essere troppo grande, definito. Lei cosa ne pensa? Ma allora, questi che criticano Lukaku, scusami, ma è gente che di calcio ne capisce veramente poca. Lukaku è l'essenza della forza e della tecnica. Lukaku segna di testa, di piede, Di destro, di salta sinistro. l'uomo, di destra e di sinistra, e con una potenza che altri non hanno. Che il signor Riccardi se la scorda la potenza di Lukaku. Ma cosa dicono? Ma cosa dicono? Ma questo è un Ragione. grande giocatore, ragazzi. È vero. Ma questo qui è uno che ti sfonda le difese. Io mi ricordo a parte il gol stupendo che ha fatto a Napoli in Coppa Italia, dove è partito da oltre metà campo e è andato in porta. In Vabbè, ma a parte campionato. quello, che il nostro Ronaldo faceva anche lui cose forse ancora migliori di queste. Ma al di là di questo, chi critica Lukaku è sciocco. Mi limito a dire è sciocco. Sì.
Come si fa a criticare un giocatore del genere? Cioè, no, vorrei sapere come gioca. Ma l'Inter quanti gol ha fatto? È Al arrivato primo alla prima anno, tra stagione, è l'altro. già 18 gol, quanti è? Sì, con le coppe a 23. È vero Sì, al o no? primo anno, tra l'altro. Diciamo che Ha non è da 23 tutti gol, ma ambientarsi così. alla prima stagione. Ma no, ma sono è gente che, Vero. c'ha, cioè che non collega mai il cervello alla bocca, capito? Poi è È molto gente così. importante anche il fatto che riesce a valorizzare i compagni. Ma poi gioca per la squadra Lukaku, Gioca eh? per la squadra, quindi Cosa che valorizza Capo ovviamente i compagni. fa. Cioè, Lukaku è uno che torna, difende, attacca, fa gli assist. Guardate con Lautaro Martinez che intesa ha trovato quasi subito. Il problema è che se perdiamo Lautaro Martinez bisognerà trovare un giocatore con delle caratteristiche Simili. analoghe a quelle di Lautaro Non per ce poter far rifunzionare quella coppia. Quello è il problema. Ma che n'è. se È mi venga a difficile. dire che Lukaku è una pipa, no, cari ragazzi, no, non ci sto, non ci sto. Non ci sto Giusto. perché non corrisponde alla verità, alla realtà. E poi un altro fattore non trascurabile in un giocatore, in un campione, è l'educazione di questo ragazzo, che è una persona Vero. educatissima, è uno che ha un rispetto incredibile dei compagni. Allora, a me risulta, e lo so per certo, che lo spogliatoio interista nei confronti di Lukaku è, come posso dire, cioè entusiasta e ha un rapporto guai chi tocca Lukaku. Quindi vuol dire che il ragazzo si è saputo inserire in maniera non come Ibrahimovic, che la prima volta che dal Malmo passò, non so se lo sapete, che passò all'Ajax, era giovanissimo. Entrò nello spogliatoio e disse: io sono Zlatan Ibrahimovic, voi chi cazzo siete? Questo fu il biglietto da visita del signor Ibrahimovic all'Ajax. Capito? Sempre stato così, sì. Ma già lo stesso fatto che Lukaku abbia imparato immediatamente l'italiano, quindi anche se si è presentato alla prima conferenza post partita contro il Lecce parlando italiano perfetto. Che non è da tutti. Sì. Allora, a parte questo, ma lui è uno che parla sei lingue. Esatto. A differenza di tanti che se la tirano qui in Italia, nelle varie squadre, che fanno fatica a fare la firma e firmano con la croce e che fanno fatica a parlare italiano, hai capito? Vero. Il signor Lukaku è questo, parla sei lingue. È vero. Vero, È un sì. uomo che va rispettato. Che va rispettato. Poi oltretutto è uno che sa giocare a pallone, cosa che magari altri che se la tirano più di lui, cioè lui non se la tira, ma che se la tirano non sanno neanche giocare a pallone, capito? Sì, E sono pigliano un sacco d'accordo. di soldi. Esattamente, esattamente. Mentre invece per quanto riguarda Lautaro Martinez, abbiamo detto che possibilmente potrebbe andare via, dipende poi dal Barcellona, dall'accordo. Chi vede come probabile, come possibile sostituto? Sfumato Mertens, che secondo me era un ottimo rincalzo. Non il sostituto, ma un ottimo rincalzo, sì. No, secondo me era anche il giocatore giusto da prendere, Martinez. Mertens. Però anche lui ha giocato a fare un po' il furbo, come Dzeko, che hanno Esatto. sfruttato questa voce sull'Inter per farsi alzare l'ingaggio o comunque per rinnovare il contratto. E quindi da questo lato qui il signor Martinez a me è scaduto molto. Chi può sostituire Lautaro? Io ti dico che Lautaro sicuramente se ne andrà. Anche perché l'offerta del Barcellona è piuttosto pesante, cioè 10 milioni all'anno di ingaggio per 3-4 anni, Esatto. non so, sono fior di soldi. E poi perché va a giocare con il suo amico Messi, per cui io credo che lui abbia già nella sua mente deciso di andare. Detto questo, chi può sostituire? A me piace molto Werner. Però è diverso da lui come caratteristiche. Però Werner ha delle caratteristiche che possono andare bene con Lukaku. Sono d'accordo.
Hai capito? E quindi credo che nel cambio forse boh, no, non ci perdiamo tanto dal punto di vista tecnico e della forza, anzi, forse Werner è anche più potente di Lautaro Martinez. Sì, Più mentre veloce. invece quest'Inter è un po', diciamo, bisogna sistemarla nelle fasce. Per quanto riguarda le fasce, ci sono un po' dei giocatori con delle lacune. C'è qualche calciatore che le viene in mente? Perché nei commenti ci scrivono se, cioè, come potrebbe vedere un Hakimi del Dortmund o Emerson Palmieri. Beh, Nelson Palmieri non mi dispiace. Nelson Palmieri non mi dispiace. In difesa ho sentito adesso che fanno il nome di Umtiti, quello del Barcellona, che secondo me è una mezza pipa, però è un giocatore che non mi entusiasma. Emerson Palmieri invece è un giocatore che mi piace molto, però ti devo dire che comunque non siamo messi malissimo sulle fasce. Non abbiamo dei rincalzi, quello è vero. Però con Comunque l'arrivo Samo di altri. Andra via Come? Young farà un paio d'anni, credo, Young, massimo. sì, bisogna capire con Vabbè. Moses se resterà, ma Samoa Certo. parla di no, Allora, e Biraghi. Biraghi. No, beh, Biraghi è un rincalzo, non No, considero esattamente, no, dico come. quelli Io che spero abbiamo. che torni Biraghi alla. Abbiamo penso di. di no. Ma anche Dalbert penso che rimanga lì e poi Candreva, cioè abbiamo questi, quindi No, beh, penso ci Dalbert sia. è la gestione ausilio, ragazze. Questa qui è la gestione ausilio, è Dalbert che ce l'hanno spacciato per un fuoriclasse. Guarda, guarda che pipa è venuto fuori. No, Abbiamo avuto anche non scherziamo. No, Jonathan e io dico Alvaro che Pereira. attualmente. Sì, abbiamo avuto anche Cancelo, che Anche però io è vorrei un suo uno. ritorno, ad esempio. Esatto. Allora, Cancelo non sa difendere, è appurato che non è un difensore. Cancelo è un attaccante. Cancelo è uno che spinge, che va giù, crossa bene e va. Quello che fa è quello. Non è un difensore. Il difensore è quello che ti ferma l'attaccante. Questo lo saltavano, l'ha sempre saltato. Tant'è vero che anche la Juve se n'è Vero. liberata, o Sì, sì, sì. Allora, noi non siamo messi malissimo. Ci mancano, diciamo, dei rincalzi lì. Cioè, sulla fascia lì, Biraghi e Ashley Young è da tenere. Farà due stagioni, Assolutamente. però sono due stagioni di un certo livello, perché il giocatore è tutt'altro che scarso. Dall'altra parte abbiamo Candreva e Moses. Beh, Candreva, il signor Conte l'ha recuperato. Anche qui, fosse stato per Spalletti, Candreva doveva andare già in pensione 2 anni fa. Il grande allenatore. No? Allora, c'è da scegliere, c'è da andare a prendere dei giocatori, altri un paio di giocatori per le fasce, per rinforzare le due strade esterne della squadra. Quello c'è da fare. E a Come c'è da prendere, centrocampo? secondo me, il centrocampo c'è da prendere. Cioè, io ero per Vidal, perché Vidal è un gladiatore, un combattente che a me piace molto. E avrebbe potuto dare una mano importante al centrocampo dell'Inter. E lì si tratta di vedere su dove cade la scelta, perché io credo che la scelta di prendere dei buoni centrocampisti, gente palluta, c'è. Si tratta solo di essere guidati da un istinto, da un buon istinto per andare a scegliere i giocatori. Come hanno alcune società europee che vanno a fare dei mercati prendendo dei giovani, vedendoli e andandoli a prendere. Guarda il Borussia Dortmund. Borussia Dortmund non è mica stato lì a fare tante. Ha visto questo giocatorino, alto 2,20 m, quello che è, questo Haaland, giocare nello Strasburgo. Non ci ha mica pensato su 2 giorni. È andato e l'ha preso e l'ha portato a casa. Sì, E sta è vero. facendo gol a grappoli anche in Germania. Per cui capisci, cioè, dipende sempre dagli osservatori, dai tecnici che tu hai a disposizione. Se tu hai dei buoni tecnici, stai tranquilla che qualcosa di buono porti a casa.
Uno che era capace a fare questa operazione qui era il signor Arrigo Braida, esatto. sui giovani. E Arrigo Braida adesso corre voce che dovrebbe tornare al Milan. E il Milan, se prende Arrigo Braida, fa un grande colpo, fa veramente un grande colpo, perché si riporta a casa un grande conoscitore di calcio, capito? Sì, E questo mi allunga un po'. anche Walter Sabatini mi viene in mente che comunque alla Roma con Sì, Salah, anche Walter Alisson. Sabatini. Bravissima, anche Walter Sabatini. Però Braida molto meglio. Non è molto meglio. Eh sì, immagino. Sì, Braida è molto meglio. Bene, chiuderei questa diretta con una notizia che non piacerà a Delio perché si riparte ufficiale il 20 giugno e la Coppa Italia invece tra il 13 Auguri. e il 20 giugno. Perfetto. Auguri. Auguri alla Federcalcio e al mondo del calcio. La cosa mi lascia completamente indifferente. Io per fortuna sarò al mare, per cui non mi interessa che giochino o che non giochino, non mi interessa. Spero Non seguirà la nostra Inter? di avere. No. Ci seguirà Prego? la nostra Inter lo stesso. Beh, quello senza dubbio, quello non è da mettere in discussione. Però voglio dire, questa cosa qui di riprendere a tutti i costi un campionato D'accordo. che non ti può regalare alcuna emozione, perché sai che non è regolare, qualsiasi risultato venga fuori, qualsiasi sorpasso, non sorpasso, controsorpasso, non ti può regalare emozioni, soltanto agli stupidi può regalare delle emozioni. Questo è un campionato che ormai è morto, e quindi non Si ti può guarda più dare all'aspetto economico, nessuna. diciamo. Esatto, brava, bravissima. Si guarda più l'aspetto economico, come si guarda l'aspetto economico anche per l'economia del nostro paese, no? Evidentemente, perché la situazione non è delle più rosee, in più guidati da un governo di incapaci, quindi immaginate voi come siamo messi. Però bisogna purtroppo accettare, qui non si può far nulla. Ragazze, Va io bene. sono molto felice di avervi conosciute. Spero di Grazie mille, lo potervi stesso per me. rincontrare nuovamente più avanti, magari con Speriamo un di audio riaverla migliore. assolutamente. Speriamo di riaverla perché è stato davvero un piacere poter parlare con lei e speriamo di poter riparlare Grazie della mille. nostra Poi, Inter in futuro. grazie mille. della nostra Buonasera. Inter. Grazie Grazie a voi, mille. buona serata. Buon Salve. lavoro anche. Grazie mille. Grazie. Salve.